Ma come blu? Ogni spazio. E ma giustamente subito. No, che schifo il Grandizer con tutto un CGI, madonna. Arabia Saudita, giustamente, perché sono quelli che cacciano i soldi. No, l'istituto fotoatomico. No, davvero, basta a CGI al Giappone. Qualcuno fisicamente gliela prenda e gliela tolga dalle mani. Fan service subitissimo. Sadamoto, se non mette minorenni a torso nudo o comunque vestiti il più attillati possibile, non è felice. Ma c'è Sayaka? Lei è bellina. Dirà al culo che siano così giovani. Si sta a cercare il pubblico. Però, cioè, tu dovresti dare anche la visione di chi può diventare il tuo eventuale pubblico. Soprattutto nel momento in cui ormai una cosa come Grandizer la guarderanno gli ultra quarantenni direllari o affezionati dei robottoni. Non più bambini. Oh! Non era in CGI, è così dovevano tenerli tutti. Avanti aerosistema. Vedi com'è bello credibile in tradizionale. Beh, oddio, più o meno. Alcuni pezzi va bene. Tanto sono gli Emirati Arabi. La fortezza d'acciaio! Oddio! Bello, bello! Come non detto, già in CGI, vaffanculo. Io dovessi essere sincero, dei tre, tra il Mazinga Z, il grande e Grandizer. Preferisco Mazinga Z, mi spiace. Il mio stesso PC si chiama Grandizer, però Mazinga è Mazinga. Mi spiace. Insopportabile tutta quella CGI. Troppo, troppo giocattoloso. Non lo sopporto. Non credo di averlo visto tutto. Ah, sigla? Strano, una sigla al primo episodio. Orripilante. Col titolo così, proprio brutto. Vabbè, salto direttamente. Anzi, no. Anche perché sicuro ci sarebbero stati spoiler. Fosse stato tutto così, era perfetto. Ma troppo strano che di tutti i paesi la cazzo di Arabia Saudita solo si aprirà. Cioè, vabbè che quelli sono strapieni di soldi con la merda di Dubai e tutto il resto, però. Il paese più vivi del mondo siamo noi. Buttano tante di quelle cazzo di risorse nella peggio merda e qua. Fa quasi sorridere vederli girare al bazar quando potevano tranquillamente essere per un qualche paesino malcagato italiano. Subappaltavano a qualche studio giapponese la produzione, loro sganciavano i soldi, che comunque potrebbero tranquillamente farlo, visto che adesso non ricordo quanto sia il cambio di denaro, però con lo yen che è più basso dell'euro, facevano una cosa ponderata, fatta dignitosamente bene. E via, facevamo noi al posto loro. Cioè, qua è stato letteralmente al pari di una religione, la rivoluzione dei robottoni nagaiani. Goldrake è arrivato per primo, tra l'altro arrivando prima del grande Mazinga, poi Mazinga Z, nel senso, potevano tranquillamente. Ma poi, cioè, noi abbiamo qua un artista che è Camu, no, non Camuncoli, è Carmine di Giandomenico che. Ormai sono, non so neanche più quanti anni che vuole mettere una statuona di Goldrake nello Spacer su una rotonda, non ricordo manco più dove. E il cartone di Goldrake lo facciamo noi? Dai! Noi che siamo gli unici che aveva. Vabbè, dai, questa è una presa per il culo. Anche gli italiani. È uno sfregio al nostro paese. Siamo stati i primi ad aver avuto Shin Mazinga, lo Zero, tra l'altro una delle opere spin-off più fighe che siano mai state concepite, coi fan del filone Mecha che si vanno a cercare le cazzo di scan e ci sono soltanto in italiano e in giapponese e ti lasci sfuggire una roba del genere? Ah, mi devo incazzare. Con un team peraltro piuttosto di rispetto perché il character design di Sadamoto. Infatti, appena fatto il Gran Premio. Quanto loro siano troppo piccolini, possono farmelo andare bene. La direzione mi pare di uno che era dietro a Gundam, molte serie. Mussava qualche angolo, mettendoci tradizionale anche se era la CGI del cazzo. Ed eravamo a cavallo, dai. Poi fa strano vedere Duke Fleet con i capelli così corti. Cioè, si vede che sono andati a impegnarsi solo su Sayaka, con la frangia viola. E poi mi ha sempre fatto strano come. Goldrake fosse cambiato di paese in paese, dal francese, Goldorak, io no, cos'era? Atlas Ufologo era anche da noi, mi pare. Goldrake, Grandizer, non c'è andato. Esce il Mazinga, ma è inguardabile, da.
Assieme a un sofubi. Cioè, quando sono così semplici, sono fatti apposta. Questo è il design di Gonagai, quando lo pubblicò su Shonen Jump. La mia sua versione preferita è quella di Mazinkaiser, tra l'altro. E questo è pure un bel design, che non si rifà necessariamente a quello storico della serie, la primissima. Quindi c'è traumi, giustamente, perché Sadamoto sennò non partecipa a una serie senza che ci siano dei minorenni con i peggio traumi. Cioè, hanno anche i nomi in italiano, io veramente penso che sia stata fatta metà perché diceva che cazzo era il principello e le piacciono i cartoni giapponesi e metà per fare sfregio a noi. Questo paese è stato letteralmente fondato sui robottoni. Cosa sta succedendo alla Fortezza d'Acciaio? Ah, okay. Vabbè, giustamente il Mazinga Z è l'eroe. L'eroe del mondo, la Fortezza d'Acciaio dal potere invincibile. Per il nostro bene. Motekino Chikara Bokura no Tameni. Revelation. Il Jitsu wa Orewa Uchujin. Infatti, la verità sono un alienor. Bello, è arrivato Goldrick per il mangiare insalata di matematica e calciare i vegani. E l'insalata. Questo vizio di voler distruggere i robottoni sgaso non lo capirò mai ed è una delle cose più stupide che si possa anche solo pensare in qualsiasi input narrativo, anche perché nel momento in cui tu hai un mezzo che può fare del bene, lo devi utilizzare per fare quello. Cosa vuol dire buttarlo via così? Capisco il discorso arma non arma, però se tu sei l'eroe che devi fare il bene. Oh, Parigi! È il discorso di partenza di Mazinga. Puoi scegliere se diventare un dio o un demone, ma è tutto l'uso che ne fai. Oddio, i vegani. Cosa vuol dire le armi sofisticate dei vegani? Vabbè, no, in effetti, se hai visto Scott Pilgrim, può essere un pericolo. La Mazinga Z è invincibile. Quanto cazzo amo quel robot. Peccato non vederlo in tradizionale. Sì, Mazinger è bello anche quello in realtà. Peccato non abbiano mai continuato con col grande. Cioè, dai, è brutto. Cioè, è bello perché è Mazinga, ma è brutto perché è proprio. È un sofubi. È un sofubi. Un sofubi. Un cazzo di sofubi. Un giocattolone di vinile che si sposta. Però è bello vederlo in azione. Che bello vedere Mazinga che picchia la qualunque in 2024. No, davvero, sarebbe stato molto più piacevole senza la CGI. Ma mi fa strano che non stia urlando le mosse. Infatti non funzionano. Già, questi hanno un active field. E poi non urli breast fire. Né rocket punch. Non vai da nessuna parte. Twink di merda, devi urlare le mosse. È la base. La cazzo di base, un po' di botte e beh, via le ali. Perché oh, se il Mazinga Z non le piglia ogni volta, soprattutto quando c'è l'ottica di un altro robottone, non sono contenti. Vabbè, che la serie si chiama Grandizer U e non Mazinger U, però, vabbè, che il Mazinga Z è lo spirito incarnato dell'indomita prassi del rialzarsi. Vedi che se lo urli funziona. Così doveva essere sin da subito. Bello. Però non può essere già finita così. E difatti, beh, non può mica finire così in fretta. In una serie che si chiama Grandizer U. Gingin e Gurgor. Vediamo come. Dai, tirati su, bel sofubone. Dai, che ce la fai. Fatti valere, beduino mio. Robot più forte che l'umanità abbia mai conosciuto finché tuo padre, anziché tuo nonno, non crea il grande Mazinga. Ovviamente. No, è in tradizionale! È senza CGI! No! No! Mazinga senza quella CGI, pacca di merda, però. Anche il prezzo. È così? Così si botta? Il Grandizer che non è in CGI. Vabbè. Trasformazione o quel che è. Poteva andare peggio? Stavo peggio, devo essere sincero. Che bello. Vabbè che il Grandizer mi dimentico sempre quanto cazzo è grosso rispetto agli altri Mazinger. Dai banani che gli ha messo in crapa al robot. Sono molto più lunghi di quelli standard. Vabbè, è un redesign, ci sta. Vabbè, l'importante è che sia la salva la testa, come dicono anche nel pazzo mondo di Gonagai. Un'arma si è vista, ne mancano 999 e per essere andato ha distrutto il male. Per. Vabbè, il filtro di Photoshop per il finale. Vabbè,
Vabbè, boh, pensavo peggio onestamente, cioè, anzi no, in realtà non mi aspettavo un cazzo, quindi bene o male mi fa schifissimo la CGI, c'è uno spaccato tra lo storico e l'attuale concetto di prodotto in sé. Quella serie storica che aveva tra l'altro Shin Guaraki, se non ricordo male. Meglio un reboot così che non una cafonata azzarra come era, cos'era Giga, una roba simile. Che anche lì, se soprassiedi, non succede niente. C'è da sperare che dia un minimo di risalto alla storia nuova che dovrebbe essere in cantiere, tra l'altro questo giro italiana è un crossover di Jigoku contro Goldrake, un manganime, oddio com'è che si chiama? Non so direttamente anime comic molto tranquillo, vabbè comunque nostro vero e proprio canonico conosciuto da Gonagai, quello non è remake, reboot né niente, è una storia a sé. Chissà, magari riusciranno a cacciare qualche soldo in sto cazzo di paese allo sbando, facendosi un bel cartone come Cristo comanda, giusto per far tornare quella bella atmosfera, bei cartoni una volta, e vaffanculo.